in collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Dal bocciodromo di Salassa a Torino con le telecamere di GRP e Fatte di Sport siamo alla ripresa della terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A che vede di fronte i padroni di casa della BRB Ivrea contro la Noventa. È partito l'incontro BRB Noventa nel campo numero uno nel combinato, vediamo impegnato Ciubela in accosto, avversario Grosso nel campo numero due a coppie, Carlo Balabene e Gigi Grattapaglia contro Ormellese Francesco e Ostanello Alessandro, nell'individuale dove vediamo in questo momento in accosto Jancic per la BRB e Sari per il Noventa, nel campo a terne per la BRB De Regibus, Ferrero e Nari, per il Noventa Ungolo, Ormellese Marco e Pegoraro. Kubera entra nel cerchio. Intanto nel campo numero 4 finisce l'incontro a terne con la BRB che si aggiudica l'incontro per 11-2, porta i primi due punti per la BRB. Grosso in bocciata, fallisce anche questa, ferma 23-28, quindi due punti per il Noventa che si porta sul 2 pari. Jancic che va in accosto. Accosto che riesce, quindi Jancic si aggiudica l'incontro per 11-7, la BRB si porta sul 4-2. Ormellese che va in bocciata, colpisce ma la boccia non rimane nel quadro, quindi si aggiudica l'incontro la coppia Carlo Balabene De Regibus contro Ormellese Ostanello per 7-6, quindi il parziale del risultato BRB 6 92. Sul risultato di BRB 6 92 parte la staffetta che schiera Alex Berni per la BRB e Ferrero contro Pegoraro e Sari per il Noventa. Pegoraro fallisce adesso la sua prima boccia del cambio Sari, fallisce anche la boccia Sari, colpisce, parte Lele Ferrero, colpisce ancora, sono 50-44, Sari colpisce, fallisce adesso Sari, fallisce ancora Sari dal cambio a Pegoraro dall'altra Alex che colpisce, mancano 6 secondi al termine, quindi ultima bocciata, 56 per la BRB, 46 per il Noventa, quindi altri due punti per la BRB che si porta sul punteggio di 8-2. Sul risultato di BRB 8, 92, parte la coppiata dei tiri di precisione ed è Grosso sul tappeto numero 1, andare in bocciata, colpisce la boccia da un punto. Avversario Kubela sul tappeto numero 2 e Sari per il Noventa che va in bocciata, colpisce la boccia da un punto, avversario Jancic. Parte Kubela per boccia da un punto, la colpisce uno pari. Jancic, tappeto numero 2, sulla boccia da un punto, la colpisce uno pari. Su tutti e due i tappeti pallini decisivi. La
volta di grosso sul tappeto numero 1. A colpire per vincere l'incontro, lo fallisce, resta fermo 19-16. Sari pallino a 5 punti, lo colpisce e si porta a 22 e di fatto si aggiudica l'incontro con Jančić. Pallino decisivo per Kubela per vincere o perdere l'incontro, 16-19 a favore di Grosso. Lo colpisce anche lui e si aggiudica anche lui il tappeto. Jančić sul pallino, colpisce anche lui il pallino, si porta a 19-19, ma non sufficiente per aggiudicarsi l'incontro, che termina 22-19 a favore di Sari. Kubela su Grosso 21-19, quindi anche il punto in palio se lo aggiudica il 90, quindi 5 punti a favore del 90, che si porta sul 7-8. Sul risultato di 8-7 a favore della BRB sul 90 partita la navetta a tre buchi. Bernick per la BRB contro Ormellese per il 90, sbaglia adesso Alex colpisce ancora Alex. Colpisce 49, splendida prova di Alex Bernick, che con risultato di 49-32 si aggiudica i due punti a suo favore, porta la BRB sul risultato di 10-7. Sul risultato di BRB 10-97 parte la seconda navetta a tre bersagli. Ferrero per la BRB, Pegoraro per il 90, Pegoraro impegnato, Lele Ferrero colpisce adesso Ferrero. Ora Ferrero che colpisce, sono 35-36, adesso sbaglia Pegoraro, fallisce anche Lele Ferrero. Quando mancano 40 secondi al termine, 41-37, 42-38, 25 secondi al termine, 43 per Pegoraro, 39 per Emanuele Ferrero, 44-40, sbaglia adesso per il passaggio di linea Pegoraro, colpisce, sono 45-40, 46-40, vince la sfida Pegoraro. E quindi il 90 si porta sul 9-10 per la BRB Ivrea. Sul risultato di 10-9 a favore della BRB Ivrea sul 90 è cominciato il secondo turno di gioco tradizionale, che vediamo la coppia impegnata con Arin Accosto e suo compagno Jančić contro Ormellese e Ostanello. Il campo adiacente, l'individuale con Gigi Gattapagli, in questo momento imbocciata contro Ormellese Francesco, e colpisce. Nel secondo individuale, Kubela in accosto contro Grosso. Della seconda coppia, Emanuele Ferrero che va in bocciata
in coppia con De Regibus contro Sari e Ungolon. Gigi Grattapaglia con la sua ultima boccia in accosto, il tentativo di far suo il punto e togliere la partita. Non ce la fa, quindi vittoria di Francesco Ormellese su Gigi Grattapaglia per 11-5, risultato parziale dell'incontro 90-11, BRB 10. Si aggiudica l'incontro coppie la BRB con Jancic e Nari su Ormellese Ostenello per 11-4 e porta il parziale dell'incontro 12-11 a favore della BRB. Si aggiudica l'incontro coppie De Regibus Ferrero su Sari e Ungolo, quindi il parziale dell'incontro BRB 14-11 per il 90, risultato finale BRB 15-90-12. Vediamo adesso i risultati completi di giornata, classifica e il prossimo turno. Campionato Bocce Serie A, decima giornata, BRB Ivrea 90, 15-12, Ferriera Gaglianico 11-16, Pontese Perosina 9-18, Rosta Borgonese 12-15. Classifica BRB Ivrea 18, Perosina 16, 90-14, Pontese Gaglianico 10, Borgonese 8, Ferriera 4, Rosta 0. Campionato Bocce undicesima giornata, Ferriera 90, Gaglianico BRB Ivrea, Perosina Rosta, Pontese Borgonese. Dal Bocciodromo di Salassa è tutto, con le telecamere di GRP e Fattivi Sport vi diamo appuntamento a sabato prossimo dal Bocciodromo di Biella per l'incontro Gaglianico BRB Ivrea. In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.